bel clima mite ed una vegetazione mediterranea nel cuore delle Alpi. Oggi vado alla scoperta della splendida Merano. È collocata in una conca larga e soleggiata con tutto intorno un panorama alpino che le dona un fascino senza tempo. Daniela, che aria vacanziera si respira qui! Merano, già nel XIX secolo, è conosciuta come città di cura invernale. Infatti sono passati ospiti illustri come la principessa Sissi, lo scrittore Franz Kafka, sì, tanti compositori altri. Compositori musicali, Strauss, abbiamo dei letterati, Morgenstern. Questa origine di stazione climatica nasce in realtà per merito del dottor Huber nel 1836. E quindi si evolve con il corso degli anni per arrivare a questo spettacolo che viene realizzato nel 2005. Qui a Merano c'è una qualità di vita molto alta. Sì, Merano fa del proprio marchio, della propria visione, proprio la qualità di vita. Un luogo dove benessere e benstare sono veramente gli emblemi. E questo è uno dei luoghi simbolo della città, la Kurhaus. Sì, ho detto bene. Benissimo, bravissima. Il Kurhaus di Merano è un edificio veramente simbolo della nostra città. Qui a Merano ci sono diverse passeggiate. Diverse passeggiate. Da qui questa è la passeggiata forse più rinomata, la passeggiata di fronte appunto al Kurhaus, la passeggiata lungo Passirio. E allora passeggiamo. Portici, castelli, le antiche porte d'accesso raccontano della ricchezza di Merano che in passato è stata centro nevralgico del Tirolo. Sì, siamo in una Merano veramente medievale, siamo nell'espressione massima di quello che è il cuore pulsante della città, i portici. Abbiamo queste famose arcate con queste colonne in pietra e quindi queste facciate un po' variegate e questi tipici erker. E ora ti consiglio di andare a visitare veramente l'orto botanico, che è una cosa imperdibile, i giardini di Castel Trautmannsdorf. Un must. Un must. Di qua? Di qua. Mi incammino. Un giardino da favola in una città da sogno.